Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come avete visto dal titolo, oggi voglio realizzare un portatore gigante. Per farlo ho usato delle vecchie magliette. Questa è l'immagine del cartamodello che ho creato. Come potete vedere ha una forma a T. Ho messo le misure, ma se qualcuno vuole replicarlo può usare delle misure a piacere. Ho iniziato con il togliere l'elastico della maglietta, così da avere la stoffa dritta. Ho tagliato le varie parti da entrambe le magliette. Usando della stoffa riciclata, ho dovuto dividere il cartamodello in due parti, che unirò dopo. Inizio dalla parte interna. Sulla prima metà preparo la tasca, mettendo la cerniera al centro tra le due stoffe. Una volta fatto questo, tra le due stoffe metto del feltro. E faccio una cucitura per bloccarlo e per rifinire. A questo punto ho ritagliato dalla stoffa avanzata delle alette di forma triangolare, che unirò insieme sulla parte superiore, come vedete dal video. Fatto ciò, le ho posizionate con la punta verso il basso ai lati della tasca. Tolgo le parti in eccesso posiziono la tasca da angolo ad angolo e appunto con degli spilli e cucio. A questo punto unisco l'altro lato delle alette alla stoffa sottostante. E faccio lo stesso anche con la seconda metà del portacolori. Il cartamodello ha una forma T, quindi abbassa i lati al corpo della T e cuce insieme. Adesso prendo le due parti che compongono la parte esterna e le unisco insieme. Adesso prendo le due parti che compongono la parte esterna e già da ora le unisco insieme. Anche qui unisco i due lati della T da entrambe le parti. Thank you.
pezzettino che avanza lo porto fino al centro del corpo del portacolori e lascio la parte in eccesso. Metto da parte e preparo la lasca centrale. Anche qui metto del feltro. E passo a rifinire . Tolgo il feltro in eccesso e comincio a chiudere la tasca. Thank you.
Quindi svolto la tasca dal lato dritto e la metto da parte. Adesso, dopo aver sagomato il feltro e averlo posizionato attaccato alla parte interna, sistemo per bene la parte esterna e appunto tutto con gli spilli. Ci vuole un po' di pazienza perché voglio fare in modo che gli angoli corrispondano. Posiziono provvisoriamente la cerniera. E per mettere la tasca centrale, anche qui taglio degli avanzi di stoffa, un rettangolo da cui segno il centro e lo posiziono sui lati della tasca, mentre i due lati che rimangono del rettangolo li sistemo ai lati del portacolori sotto la cerniera, e faccio questo per entrambi i lati. Cucio tutto a mano. Ho aggiunto i manici per comodità. Eccolo qui finito. Ci sono le tasche, una centrale e l'altra.
però per conservare le matite in più, nel senso io ho vari set di matite e queste venivano vendute anche in confezioni da 3, da 4, quindi ho da parte quelle ripetute. Che conservavo qui. Questo doveva essere un portafoglio. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se vi va lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo venerdì e sabato con altri video. Ciao!